del mio viaggio a New York, non mi sono fatto sfuggire questa grande offerta che ho trovato in questo posto vicino casa, Sofia la Cubana, la Cuba di Sofì, non so come tradurre, ma allora praticamente l'empanada costa solamente 99 centesimi dalle 10 a mezzogiorno, dal lunedì a sabato, praticamente un prezzo chiaramente fuori mercato, e ho deciso così di provarla per voi. Sediamoci in un posticino qua, vediamo com'è questa empanada. Fa un caldo pazzesco, amici, vi faccio vedere di cosa si tratta. E voilà, pensate, solo un dollaro questa empanada, che normalmente ne costa 3 o 4. La empanada è qualcosa simile al calzone, vedete, però è molto piccolina, devo dire. Adesso la provo per voi, sono 4 gusti differenti, e praticamente la cosa importante è che ti danno anche questa salsetta verde che una ce la può mettere sopra. Adesso proviamo a mangiarle. Fa parte proprio della tradizione latinoamericana, chiunque è stato in America Latina lo conosce, ed è molto diffusa anche qui a New York. E voilà, questa è con formaggio, mi sta cadendo il cellulare, scusate, con formaggio e spinaci, molto tipica. Niente male, procediamo con la seconda. Questa invece è con del pollo speziato, che è una delle cose che loro fanno molto bene, la maniera in cui fanno il pollo speziato a filetti. E si può mettere anche questa salsa verde, che è molto buona. E voilà, col pollo. Fino ad ora quella col pollo è quella che mi è piaciuta di più. Proviamo anche questa con la carne. Con la carne praticamente c'è della carne, come si chiama? Carne macinato, cioè del macinato di carne con altre cose. Niente male anche questo. E per concludere, quella che io ritengo la mia favorita, quella mi sto macchiando, che preferisco, che praticamente, vedete, praticamente col formaggio. Senza il formaggio non penso che saremmo così felici. Vedete com'è bella formaggiosa? Allora, amici, Sofì empanada si trova praticamente tra l'ottava e la 56esima, solo un dollaro l'empanada dalle 10 a mezzogiorno, mi sembra un ottimo affare. Devo dire che quella con formaggio mi è piaciuta tantissimo, quella che mi è piaciuta meno è quella con gli spinaci, ma forse perché io non amo troppo lo spinacio, gli spinaci con formaggio. Buona anche quella col pollo, discreta anche quella con la carne macinata, anche se forse l'hanno speziata troppo. Vabbè amici, spero che questi video vi insegnino a conoscere diversi aspetti culinari di New York. Fa caldissimo davvero, spero veramente di vedervi presto. E continuiamo qua, vedete, tipico locale, pizza, pasta e caffè. Pizza, pasta e caffè sono proprio le 3 cose italiane. Vabbè, ciao amici, all'ordine.